Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda parte della guida per i neofiti. Oggi saremo qui in Just in Practice, in una partita custom, per farvi vedere un po' le meccaniche di questi god, come andavano giocati. Nella parte scorsa vi ho fatto vedere un po' come, appunto, vi ho spiegato a grandi linee le varie skill, i loro utilizzi, e oggi andremo a vedere come devono essere utilizzate. Allora, adesso siamo contro Guayu, abbiamo la mia valletta Mimmino che mi supporterà. Ciao a tutti. E mi supporterà in questa guida. Niente, adesso passiamo subito alla build. Siccome vi avevo detto che Guan Yu andava buildato come un support, quindi passeremo subito agli oggetti basilari. Anche se abbiamo contro un arciere, quindi un dio fisico, non ci dobbiamo preoccupare. Pensiamo soprattutto a fare una build abbastanza generale. Allora, partiamo di Earthward Amulet o di Sovereignty, come cavolo vi pare. Sto facendo la build completa. Questo qua è la Mid Guardian Mail. Dopodiché passiamo al Mighty Blessing. E infine, a scelta, potete fare un terzo oggetto di difesa fisica, tipo un Mystical Mail o una Lion, un Nemean Lion. Io partirò con la Lion. E poi, come oggetti attivi, prenderemo il Wrath of the God, quindi questo qua a livello 3, e poi a seconda delle nostre esigenze del party potremo prendere l'Enfeebling Curse o il Weakening Curse. Il Weakening Curse viene usato particolarmente contro quei god che godono appunto di proprietà curative, sembra una lezione di scienza, di proprietà curative, e quindi questo oggetto serve oltre che a slowarli, quindi a rallentare il loro movimento, serve anche per ridurre le loro cure del 100%. Invece l'Enfeebling Curse, a differenza del Weakening Curse, serve invece per diminuire l'attack speed e sempre la speed movement. Ok, adesso ci dirigiamo in lane. Conto a te che pulirò subito la lane dal momento che appunto sono full build. Adesso vi faccio vedere un po' come funzionano le skill. Intanto partiamo dalla 1. Come potete vedere, scusate, adesso levo l'instant casting, se no voi non ci capite un tubo. Ok, come potete vedere, adesso andremo ad utilizzare la skill principale. Questa qua, che è un cerchio, come vi avevo spiegato, che è utilizzato su di voi, vicino anche a una lane di minion, li può curare. Ecco, potete vedere adesso che i minion si sono refullati. Dopodiché abbiamo la seconda, vedete, questo è un attacco frontale, che è usato anche come dash per scappare principalmente. Poi di nuovo la cura, e dopodiché abbiamo la 3. Questa qua, sempre a cono frontale, che è molto utile per pulire la wave, e soprattutto, come avevo già spiegato, serve per fregare le difese ai nemici e attribuirle a noi stessi. Ok, adesso aspettiamo che finisca la wave, dopodiché parto in ulti e vi faccio vedere appunto come deve essere utilizzata. Aspettiamo l'arrivo della wave di minion. Io effettivamente adesso annulla l'effetto dello strumento, io non lo utilizzerò per farvi vedere come funziona. Però ecco, nel caso questa partita ad avere dovreste avere la vabbè, diciamo che ora come ora non credo che sappia una cosa così, quindi magari la tratteremo più. Infatti, no, vabbè, un passo alla volta, tranquilli. Ok, adesso partiamo in ulti. Vedete? Lo indirizzo col mouse, dopodiché avrò tre colpi, anzi quattro colpi disponibili, e se l'avrò colpito almeno una volta e starà ancora nel range della mia ulti, il God verrà stunnato, come avete potuto vedere. Ok, questo è quello che appunto deve essere fatto con Guan Yu. Diciamo che non c'è una vera e propria, come dire, combinazione delle spell, anche perché lui deve essere utilizzato come support. Quindi non vi dovete appunto cimentare nel far danni, ma soprattutto nel supportare la vostra squadra. Ok, adesso fermo un attimo il video e ci vediamo col prossimo God. Eccoci qua ragazzi col secondo God, ovvero Ra, che non ve l'ho fatto vedere nel God Pack Free che vi regalano, perché appunto è stata una mia dimenticanza. Infatti ringrazio l'utente che mi ha detto appunto di correggere questa quisquiglia. Adesso pensiamo alla build. La build deve essere fatta principalmente con cooldown reduction, poiché Ra è un God che principalmente si basa su quello, va. Diciamolo così, ha molto bisogno di cooldown reduction perché ha skill che fanno male e soprattutto castate in meno tempo vi permettono una maggiore sopravvivenza dal momento che abbiamo adesso la terza skill, che adesso vi andrò a spiegare che cosa fa esattamente. Intanto come build iniziamo Warlock Sash,
Dopodiché, fatti questi tre item, passiamo all'Obsidian Shard. Dopo passiamo al Book of Thought, alla Spear of Demagus. Non è l'ordine esatto. In questo caso facciamo così. Io, una volta che avete completato questi tre, passate a completare questo. Dopodiché passate a completare questo e poi andate infine di questo item. Invece, come come attive, mettiamo le Beads, che ora vi andiamo a spiegare che cosa sono, e poi i Sprint. Allora, per quanto riguarda la passiva di Ra, funziona in questo modo. Ogni qualvolta lancerete una skill, vedete qua c'è un riquadro che si che aumenta, diciamo, di questi pallini. Più ne avete, più aumenta la vostra velocità di movimento passiva, fin quando appunto è attivo questo buff. Quando scadono riprenderete la vostra velocità normalmente. Ok, per adesso passiamo alla lane phase, in cui ci dovremo preoccupare di pulire la lane. Innanzitutto utilizzate il raggio, che è un danno così frontale, boom boom boom, che pulisce la wave in modo abbastanza utile e veloce. Infatti Ra è considerato un mage perfetto per pushare la lane. Soprattutto ora arrivati al livello 20, come potete vedere, la lane ce la mangiamo. Però in early game andrebbe fatta questa cosa, così boom. La 1 e la 3. La 3 ha lo stesso effetto della cura, diciamo, che ha Guan Yu. Cura sia voi stessi che gli alleati, in più curerà anche diciamo i vostri minion. La seconda skill è questa. Io mi avvicinerò, praticamente Ra si avvicina lanciando un bagliore solare che, colpendo i god nemici, oltre a far danno, li slowerà per tot secondi. E in più io, che ho subito la skill, praticamente avrò lo schermo bianco per un tot di secondi, un secondo e qualcosa, e quindi si può dar fastidio. Esatto, non vedete veramente un cavolo, quindi è molto buona per far casino. Ok, la combo praticamente è questa: la 2, poi andate di 1, poi andate di 3, se non è ancora morto, ulti. Questa ulti praticamente è veramente difficile da azzeccare, perché va molto sul predire la posizione del nemico avversario. Del nemico avversario, sì, ma ha molto senso in italiano. È molto difficile beccarla, dovrete essere veramente molto abili, ma col tempo ovviamente ogni god diventa poi una cazzata da utilizzare. Questo potete andare tranquilli. Quindi ripeto, combo 1, no scusate, ho sbagliato, voglio dire la combo è 2, poi la 1 che è in CD adesso, 1, poi la 3, e se non è ancora morto, ulti, così. Dovete essere bravi nell'azzeccarla, perché come potete vedere l'animazione non è rapida, quindi dovete calcolare veramente il tempo. Adesso vi faccio vedere un esempio di ulti in movimento, cioè mentre un god è in movimento, per vedere appunto se riusciamo a beccarlo o no. Ovviamente non è una cosa facile, sta a vedere pure se viene pressato anche dai nostri alleati, e quindi giustamente ce n'è molto più facile targettare, perché non si cagherà minimamente di noi. Vedete? Boom. Vedete? Anche se era molto vicino al raggio, comunque l'abbiamo missato. Quindi, farvi capire, non è stata una buona predict. Però ci siamo avvicinati. Quindi la difficoltà di Ra sta soprattutto nell'utilizzare la sua ulti, perché appunto fai big damage. E comunque con due item di cooldown reduction, come i Shoes of Focus e il Chrono Pendant, avremo la possibilità di castarlo ogni 30 secondi una volta che raggiunge il grado 5. Bene, questo è Ra come deve essere giocato, e adesso ci prepariamo a presentare il terzo god in game. Eccoci qua col terzo god dell'episodio, ovvero Nif. E adesso andremo a vedere la build appunto che vi consiglio in questo episodio. Allora, principalmente partiamo con i Ninja Tabby, poi andiamo di Devourer Gauntlet, dopodiché di Chival, dopodiché di Executioner, poi di Rage e poi di Deathbringer. Una volta completati questi 5 oggetti, se vi ricordate, vi ho detto vendete gli Chival e dopodiché prendete il Melis. Come attive adesso prenderemo i Beads, che adesso vi faccio vedere a che cosa servono, e dopodiché gli Sprint. Queste sono le attivabili che la stramaggior parte degli ADC devono utilizzare. Ok, adesso ci dirigiamo in lane e vi faccio vedere adesso le sue skill. Per quanto vi dicevo appunto nella scorsa parte che lei è un setup killer, ora andremo a vedere il perché. Ok, iniziamo subito con la 3 per farvi vedere la combo 3-1 che vi spiegavo. Vedete? Con la 3 abbiamo fatto danno. Adesso se il nostro god si avvicina lì, boom!
Vedete, fa un root ad area, cioè la nostra 1 praticamente andando a colpire quel cerchietto che si è formato di sotto scoppierà e quindi avremo un effetto di root ad area. Più god ci sono lì in mezzo, più meglio è ovviamente per noi. Adesso lo faccio rivedere il cerchietto. Vedete questo? Se adesso noi andiamo ad utilizzare la 1, vedete che si illumina, si forma quel cerchio. Allora lì è il momento di utilizzare 1 e boom, esplode. Vabbè, qua vabbè il caso ovviamente che è morto, ma siamo con una DC full build, è ovvio che faccia i danni incredibili. Ok, adesso andremo a vedere la secondaria. Allora, intanto vedete l'animazione della 1, è un danno frontale, non ci vuole un cazzo a tirarla, boom. La 3 idem, questo è un danno a cono frontale. Ovviamente se voi la tirate qua davanti a voi potete andare, andrete all'indietro. E se volete ingaggiare, se volete rincorrere un god, basta che voi vi gettate indietro, boom, backflip e continuate a seguirlo. Ok, adesso aspettiamo la nostra valletta. Ecco, adesso utilizzeremo la 2. La 2, oltre a fare danno, come vi dicevo, vi fa vi permette di recuperare vita. E l'ultima cosa... Voglio capire il quanto, faccio un po' di danno. Sì, sì, ok. Solo mi fa un po' di... vabbè, qua è sberle perché Ambat fa i critici della Madonna, già lo sappiamo. Ok, adesso utilizzeremo questa. Boom. Vedete, la vita non è eccezionale, però adesso io me la sto rigenerando per il fatto che ho il Devourer Gauntlet, che vi permette appunto di assumere lifesteal e di aumentare il vostro attacco. Adesso utilizzeremo la 4, la ulti. È una ulti globale, quindi se avrete visione di un nemico che sta pure dall'altra parte della mappa avrete modo di tirargliela. Ora vedete, il god avversario è uscito dal nostro range e noi non lo possiamo vedere. Se invece avessimo avuto una ward, per esempio in questo lato, avremmo potuto vedere. Avremmo potuto vederlo e quindi avremmo potuto sparare questa ulti. Adesso vedete, lo sto indirizzando su di lui. Adesso aspetta, lo faccio vedere. Vedete, c'è un cerchietto, una linea bianca che si accumula. Appena raggiunge il massimo, boom, tirate e avrete il massimo dei danni. Così, boom. E ripetiamo, ho sempre lo stesso procedimento. Ok ragazzi, questo è NIF, non è niente di particolare, l'avete visto, è veramente molto facile. Ed è anche divertente da giocare. In Season 1 faceva schifo perché c'erano arcieri migliori di lei. Però adesso è ritornata in meta. Anche se voi direte, ma come un god così facile, eppure sì, perché comunque fa il culo alla maggior parte dei god. Ok, adesso il nostro Mimino ci utilizzerà la sua ulti addosso per farvi vedere adesso l'utilizzo degli biz. I biz, che sono che è questo simpatico collare, chiamiamolo così, vi permette di rimuovere tutti i crowd control che vi sono stati lanciati contro. Quindi ogni crowd control, intendo proprio qualsiasi, quindi effetti di slow, effetti di stun, effetti di root, effetti di mesmerize, qualsiasi cosa. Adesso Mimmi ulterà. Vedete, boom. Se adesso lo utilizzo, ecco, vedete che adesso l'ho utilizzato, sono diventato immune a questo suo CC. Quindi, anche se lo utilizzate in ritardo, cercate comunque di predictare che il vostro avversario stia utilizzando la ulti in modo tale da appunto non subire nessun danno e potervi appunto posizionare meglio in fight e fargli il culo sostanzialmente. Perfetto, dopodiché abbiamo lo sprint, non c'è altro da aggiungere. Lo sprint è praticamente un oggetto che ci aumenta la nostra speed movement e ci consente appunto di correre come i dannati. E quindi ragazzi, questa era NIF. E adesso ci prepariamo a presentarvi il quarto god di quest'oggi. Ok, eccoci qua col quarto god, ovvero Four, che vi ho già spiegato essere una belva in qualsiasi modalità voi giochiate. Allora, la build deve essere questa. Se startate come jungler, innanzitutto la Boomba Mask, poi l'End of the God, che poi arriverà al questo, arriva a questo livello, al Feast of the God, perché vi serve appunto per stunnare. E solitamente appunto i jungler assassini hanno bisogno di una skill, cioè di un ulteriore sustain dato appunto da uno stun che può garantirvi una kill molto più facilmente. Partiamo da questo Feast of the God, che poi appunto deve essere ultimato. E passiamo poi agli scarpini. Thor necessita appunto di oggetti che diano molto physical power, quindi partiamo di Warrior Tabby e non di Ninja Tabby, poiché Thor è uno skill dipendente, ovvero fa un danno della Madonna con le sue skill e non tramite gli autoattacchi. Prenderemo infatti Warrior Tabby, dopodiché passeremo a un Jotun's Wrath, dopodiché
passeremo a un item difensivo che è il Maggie Blessing, ovvero ha la stessa funzione dei Beads, come ho fatto vedere in precedenza. Vi annulla un crowd control, ma esso non può essere appunto non può essere sempre questa cosa, poiché una volta che viene attivato questo suo effetto avrà un cooldown prima di poter essere utilizzato di 45 secondi. Una volta completato il Maggie Blessing passeremo ad un altro item, ovvero lo Shifter Shield, che non può mancare su un Thor Bruiser. Come ultimi item, poi a seconda appunto di che team avete contro, potete andare di Brawler's Beatstick, che praticamente è un oggetto che vi consente di grazie ai vostri autoattacchi di diminuire le cure degli avversari, o ancora potrete andare di un oggetto di stack come un Transcendence, che però vi consiglio di farlo in early game, quindi quando siete proprio inizio del gioco, al posto del Jotun's Wrath. Quindi vabbè, lo prendiamo adesso così, e dopodiché prendiamo la nostra Boomba's Mask quando siamo proprio alla fine del gioco, che non ce ne frega più un cavolo di questo oggetto, la vendiamo e possiamo prendere un altro oggetto difensivo. Io vi consiglierei sinceramente di prendere un bel Runic Shield, che non fa mai male perché esso diminuisce la difesa magica di tutti i nemici entro un certo raggio. Ok, adesso passiamo alle skill di Thor. Come avevo già spiegato, la 1, vedete, questo è sempre un attacco frontale, che una volta sparata, oltre a far danni, se la ripremiamo, ci permette di teletrasportarci. Come avete potuto vedere, è una cosa abbastanza utile, perché serve sia per inseguire un nemico, ma serve anche per scappare la 1. Infatti, se ci venisse incontro Athena, in questo caso ci viene ad attaccare, noi scappiamo, boom, e abbiamo disingaggiato in maniera assolutamente tranquilla. La seconda è lo stun, come vi dicevo, anch'esso danno frontale tranquillamente. Essa non fa danno, ma stun e basta, ma diciamo schifo non fa, perché serve appunto per settare delle kill in maniera molto molto utile. Ok, dopodiché abbiamo la ulti. Solitamente la ulti di Thor deve essere eseguita in una zona in cui i punti god avversario non vi possa vedere, poiché appunto ciò lo metterebbe in allarme e vanificherebbe i vostri sforzi. Per cui mettiamo caso qua, ci mettiamo in questa posizione, anche se non è una delle migliori, partiamo in ulti. Vedete, una volta che siamo in aria possiamo decidere con questa scarica di poter atterrare dove vogliamo. E se in questo caso non ci siamo riusciti, ma se avessimo beccato Athena, oltre ad aver fatto un danno allucinante, l'avremmo anche stannata. Per cui questa è un'ottima combo. E la 3, poi, che dire, ovviamente è un attacco AOE che vi permette di pulire maggiormente la lane. Infatti ora vi faccio vedere, noi raggruppiamo i minion in questa maniera, dopodiché andiamo di 3. E quindi così abbiamo finito. E vi faccio vedere adesso il Fist of the God, che è uno stun praticamente. Tutto qua, niente di più complicato. Adesso aspettiamo gli ultimi 25 secondi, in modo tale che abbiamo la nostra ulti carica da poter utilizzare. Come buff vi consiglio di prendere con Thor il red, perché prendervi il blu non vi serve un tubo, idem il viola perché vi serve per l'ADC. E quindi andate semplicemente di red quando potete, ad esempio se il vostro mid non ne ha bisogno lo prendete voi, ovviamente voi lo chiedete. Ok, vabbè, mi metto qua perché non avrei visione molto probabilmente. Ok, adesso partiamo in ulti, vedete, gli atterriamo sopra, sbam, stun così, andiamo di 3, dopodiché se il nostro avversario dovesse scappare lo ingaggiamo di 1 e lo inseguiamo fino a che appunto non lo facciamo crepare, in sostanza. Vi faccio notare una cosa, quell'oggetto sì, che vi ha spiegato il Magis Bless, che annulla un cicizzo, io con questo god posso tauntare gli avversari, come vedete infatti gli si leva a lui e nella sua barra degli oggetti comparirà un timer che vi dirà quando è di nuovo attivo l'oggetto. Infatti vedete qua c'è scritto 35 secondi, adesso se lui mi fa il taunt, ecco, vedete? Non ho più l'effetto del Maggie Blessing, per cui appunto sono soggetto a qualsiasi crowd control fino a quando appunto non mi ritornerà disponibile il Maggie Blessing. Allora, comunque, la combo deve essere... Intanto, vabbè, se avete tutte le skill attive, ovviamente partite di
ulti. Anzi, far recollare un attimo. Sì. Facciamo vedere un attimo la combo. Cercando di non beccarti. Ok. Facciamo vedere un attimo la combo. E dopodiché passiamo all'ultimo god di questa guida. Ok. Si parte innanzitutto di ulti. Ok. Ulti, stun 1 e 3. Vedete? Vabbè, qua siamo contro un support. Ovviamente un support full build, è ovvio che non gli fate un cazzo di danno. Io in questo caso ho scelto un tank per farvi vedere le skill di Thor e non morire ad ogni colpo. Altrimenti Thor fa davvero tanto tanto danno. Non fate caso adesso a quanto mi sta togliendo in questo momento. Esattamente. Quindi Thor è il god che vi consiglio per iniziare a jungler, perché è molto facile da utilizzare. Bene ragazzi, detto questo, adesso passiamo all'ultimo PG e dopodiché ci salutiamo. Ok ragazzi, eccoci qua con l'ultimo god, Ymir, il support. Innanzitutto, per quanto riguarda l'ordine in cui imparare le skill, dovete maxare prima la 2, poi la 3, poi la 1 e infine la ulti. La ulti, proprio gli ultimi 5 punti devono essere messi appunto alla fine. La ulti deve essere l'ultima skill appunto. Ok, iniziamo con il Mark of the Vanguard. Inizia così un support in maniera standard. Poi con l'End of the God, poi due ward. E dopodiché, una volta che andate a piazzare le ward, quindi mettiamo questo che adesso non ce l'abbiamo più, recolliamo in base e mettiamo 3 pozze vita e 3 pozze mana. E dopodiché si va ovviamente in partita. Adesso gli item sono simili appunto a quelli che abbiamo fatto a Guan Yu, su Guan Yu. Per cui partita di Sovereignty, poi andate di Mid Guardian Mail, dopodiché andate con già un oggetto di difesa magica, l'Earth World Amulet. Ah, ovviamente non ci dimentichiamo gli stivali. Gli stivali che devono essere fatti in base appunto al nostro team, al team avversario. Per cui se c'hanno se il nostro team avversario ha una grande predisposizione ad applicare CC, i migliori stivali da support sono in questo caso i Reinforced Shoes, perché oltre a dare 20 magical power, 100 di vita e movement speed, ci danno anche un 30% di crowd control reduction, che appunto è perfetto. Quindi mettiamo a caso ci servono questi. Dopodiché, anzi, aspettate un attimo che ho fatto una cappellata, vi faccio vedere adesso l'ordine in cui devono essere comprati. Mark of the Vanguard, poi andiamo di End of the God, poi ci finiamo questi, dopodiché poi ci finiamo il Wrath of the God, poi andiamo di... Allora, poi andiamo di Sovereignty, dicevamo, Mid Guardian Mail, poi Earthward Amulet, poi sempre il Maggie Blessing. E infine vendiamo il Mark of the Vanguard e a vostra discrezione scegliere se prendere un altro oggetto di difesa fisica o di difesa magica, a seconda di come è messa la partita. Ovviamente se avete un dio dall'altra parte che è abbastanza fiddato e quindi ed è un fisico, ovviamente opterete per un item fisico, diversamente per un magico opterete per un item magico. Ok. Adesso andiamo, un'altra cosa, Ymir necessita assolutamente di un'attiva che è veramente determinante nell'engage del team avversario, ovvero il Blink, il Glitter Blink. Non prendete il Combat, bensì il Glitter Blink, perché il Combat Blink va su altri god che ve lo spiegherò nella prossima puntata, pensate a prendere questo. Ok, adesso ci dirigiamo qua in mezzo alla lane per farvi vedere un po' come funziona Ymir. Solitamente Ymir in early game è un god che deve essere giocato molto aggressivo, in quanto fa danni spropositati sin dall'early. Andrebbe molto aggressivo, quindi mettiamo caso che questo abbiamo contro la DC avversario, partiamo di freeze. Partiamo di freeze, dopodiché gli applichiamo la secondaria, ovvero il Glacial Strike, dopodiché se dovesse scappare lo muriamo dietro, in modo tale appunto da farlo impappinare. Certe volte si blocca pure per le texture, per quanto è fatto bene sto gioco. E quindi in questo caso lo porterete a bassa vita, e quindi o nella maggior parte dei casi lo uccidete, oppure lo costringete a una ritirata. E questo può permettere, nel caso in cui il vostro ADC stia perdendo la lane, di poter recuperare farm ed exp importantissime. Ok, adesso vi faccio vedere un engage completo. Partiamo di Blink, praticamente in sostanza è un teletrasporto, come il flash su LOL. Partiamo di Blink, freeze,
2 muro e dopodiché utilizziamo la nostra ulti. Boom, la carichiamo al massimo. In un'altra cosa che non vi ho che non vi ho spiegato bene è che la ulti di Mir può essere detonata prima. Però il fatto di farla detonare prima comporta che la ulti possa, faccia meno danno, ma questo non importa perché comunque i Mir non deve non deve fare kill, bensì deve crearle per il team avversario. Ok, ragazzi, io credo che comunque questo appuntamento possa finire qui. Se la guida vi è stata utile, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi e commentate sotto il canale per appunto ricevere aggiornamenti e seguitemi ovviamente per vedere ogni mia prossima mossa, diciamo, sul tubo. Io ringrazio Mimmi per avermi fatto compagnia in questa seconda parte della guida per i neofiti e noi ci becchiamo a un prossimo episodio, come sempre, sul mio canale. Bella ragazzi! Ciao a tutti!